adesso siamo 18 già. E niente, benvenuti contro l'ottava serata, insomma, degli Open Talk organizzati da PNLUG. Questa sera abbiamo con noi Andrea Shang, appunto il nostro Andrea Shang, diciamo socio PNLUG, membro del direttivo, nonché ex presidente del PNLUG. E secondo presidente PNLUG, che questa sera ci farà una presentazione su Git, intitolata Primi passi con Git. Ci illustrerà i comandi base e alcuni anche comandi magari un po' più avanzati su come utilizzare Git, che attualmente è lo strumento più utilizzato per lo sviluppo di codice, insomma. Direi che diciamo, lascio la parola a Andrea, perché la presentazione sarà abbastanza piena, abbastanza lunga, quindi direi che possiamo già iniziare. Andrea, hai la parola, prego. Grazie. Sì, è un'introduzione all'uso di Git. Adesso vi spiego un po' di che cosa si tratta, insomma. La presentazione l'ho vista, ho esteso un po' più la prima parte, diciamo, perché ci sono delle cose anche carine a livello di open source, di community, eccetera, che è bello, secondo me, vedere in questo contesto. Inizialmente ci sono molti concetti che saranno per l'utilizzo di Git. È difficile, ma almeno io ho trovato molto difficile riuscire a fare una scaletta passo passo senza dover un po' sovrapporre gli argomenti tra di loro. Per cui non preoccupatevi troppo se chi non ha mai visto queste cose vede che ci sono alcuni concetti che non collimano proprio, insomma, cioè che alcuni termini che magari vengono spiegati, vengono anticipati e poi vengono spiegati in un secondo momento, perché purtroppo una strada dovete avere un po' di pazienza e capire un po' come funzionano le cose quando viene chiuso poi il cerchio. Aspetta che passo di qui. Ok, Git è un tool fatto da Linus Torvalds, che per chi non lo conoscesse è l'ideatore, il maintainer, il primo maintainer del kernel Linux. Vi faccio un attimo di storia all'inizio, perché è abbastanza interessante. Se avete la possibilità, andate a vedere questo talk, perché sentire parlare di Linus Torvalds è sempre una cosa carina, insomma. Specie quando non parla di te, perché di solito parla male delle persone, degli altri progetti, insomma, non è uno che ha molti peli sulla lingua. Dopo ci sono alcune frasi che ho estratto da qua, perché sono molto, molto curiose. Git, in breve, serve per tenere traccia di quello che è la storia passata di un progetto software, tipicamente. Diciamo che in linea generale può essere utilizzato per tracciare e versionare, se vogliamo usare questo termine, più o meno tutto qualcosa che può essere utilizzato in elettronico è ottimizzato per il codice sorgente e quindi per la fin fine del testo. Infatti molti utilizzano Git non solo per la gestione di puro sorgente, cioè di qualcosa che poi viene utilizzato per scrivere dei programmi, ma anche per le configurazioni dei sistemi, perché è utilizzato da molti amministratori, molti sysadmin, e chi anche, che ne so, per la lista della spesa, per versionare la lista della spesa. E do come prerequisito, almeno di base, che siete tutti dei nerdoni, ok? Se conoscete il PNLUG, probabilmente siete dei nerd, per cui sapete usare il computer, e avete una tazza di caffè probabilmente in mano, insomma. Per cui devo ovviamente tralasciare alcuni concetti, do per scontato che sappiate utilizzare il terminale e sappiate maneggiare agevolmente il computer. E qualche informazione di base, beh, a parte la paginetta di Wikipedia, che è sempre una cosa carina da vedere, Git è un SCM, cioè un source code management, SCMS, source code management system, è distribuito, è stato pensato dall'inizio per essere distribuito, non tutti i sistemi che gestiscono i sorgenti sono pensati in quest'ottica. È stato sviluppato, appunto, vi dicevo prima, da Linus Torvalds. Vi do un attimo di storia, tra qualche dettaglio in più, tra un secondo, sulla genesi.
quello che vi interessa che è completamente sì, centralizzato e distribuito, ma tutti i repository poi sono indipendenti tra di loro e tra l'altro equivalenti, per cui non riuscite al contrario di molti altri sistemi, riuscite a lavorare agevolmente anche direttamente col vostro PC di casa, insomma, scollegati anche dalla rete. Cosa che sembra strano dirlo nel 2020. Comunque è così. È stato sviluppato dal 2005, per cui sono la bellezza di 15 anni. E non so se notate le date, queste qua mi piace perché dal 3 al 6 aprile è stato sviluppato il core e dal 18 sono riusciti a fare il primo merge direttamente con Git, di Git con Git. Okay. È stato pensato con le performance in testa, con performance per gestire il kernel Linux. Molti dei concetti che magari un po' più avanzati che si vedono con Git non si vedono in altri sistemi di gestione, almeno che venivano prima di Git. Perché è stato pensato principalmente per la gestione per come viene sviluppato il kernel Linux. Poi tutto il resto è venuto dopo. Cosa c'era prima di Git? Prima di Git c'era il nulla, più o meno. Anzi no, c'era peggio del nulla. Gli sviluppatori del kernel Linux utilizzarono un tool che si chiamava BitKeeper. Si chiama ancora BitKeeper, ma ha avuto una mesta fine dopo il 2005, perché praticamente veniva lanciato da loro, ma Torvalds ha detto che sempre ha detto che ha lasciato molto bene l'azienda che faceva BitKeeper, non hanno mai avuto questi contrasti. È successo un qualcosa tipo che qualcuno ha cercato di fare reverse engineering del protocollo utilizzato da BitKeeper, da quello ha detto BitKeeper, adesso prima che lo davo in comodato d'uso gratuito, adesso non lo usate più neanche voi. E quindi si sono messi a scriverselo loro, come succede molte volte nell'open source, se qualcuno ti toglie la cosa te la scrivi tu. BitKeeper è interessante il fatto che 4 anni fa è diventato open source a sua volta, perché non ce la faceva più a gestire il progetto, e ha detto piuttosto di farlo morire l'hanno reso open source. Questa era una delle note di colore che mi piaceva portarvi questa sera. Cos'altro c'era prima? Prima c'erano un paio di tool che si chiamano, oltre a quelli proprietari, ci sono anche qualche altro paio di tool open source, oltre a Git, che venivano prima di Git, ma che io sinceramente non ho mai utilizzato e che penso siano stati utilizzati veramente poco. I due più famosi sono CVS e SDN. SDN è interessante, nella presentazione che era linkata prima nel filmato YouTube di prima di Torvalds, è presente SDN appunto come col motto di SDN, cioè CVS, done right, cioè fatto bene. Questo era il motto, e Torvalds dice questa frase che ho riportato qua. Non c'è modo per fare CVS in modo corretto, perché è proprio nato male. E quindi Git invece è nato proprio per essere pensato, per funzionare nella maniera in cui doveva funzionare, cioè come funzionava BitKeeper in realtà. Molti dei concetti sono stati presi da lui. E un altro dei tool che trovate in questo momento per la gestione di sorgenti è Mercurial. Mercurial assomiglia moltissimo a Git, è nato nello stesso momento, proprio sulla stessa onda come seguito di BitKeeper. Okay? Per cui molti dei comandi, in realtà, se dovete usare Mercurial dopo aver seguito questa serata, troverete molti dei concetti. O chi usava Mercurial troverà che molte cose sono simili anche in Git, come probabilmente avrete visto in BitKeeper. Curiosamente lo trovate anche nei sistemi Microsoft. Git per Windows funziona abbastanza bene, non va bene come quello per Linux, però funziona bene. Si porta anche dietro una bash, che non è quel sistema di Windows, il subsystem per Linux, quelle cose là. Non è quello, è una bash fatta con un altro tipo di ambiente. E se avete una macchina Linux, installate Git. Se avete una macchina Windows, scusate, installate pure Git per Windows, perché vi dico, funziona bene, fa anche le conversioni da Linux a Windows con i terminatori di linea, abbastanza correttamente. E secondo me è molto macchinoso per fare tutte le cose invece un po' più avanzate, tipo la gestione delle chiavi SSH, eccetera, insomma. Questa è una notizia un po' vecchia, ma Microsoft ha dovuto integrare il supporto Git nel loro sistema di revisione, di collaborazione, richiesto proprio dagli utenti. E
E tanto che poi alla fin fine, lo sapete, se non avete vissuto su un altro pianeta o se il lockdown vi ha completamente distrutto nell'ultimo periodo, Microsoft ha comprato GitHub, cioè il più grande sistema di condivisione di codice, insomma, almeno quello che ha più utenti a livello mondiale. E reference principale è quello da cui anch'io ho tratto gran parte delle immagini che vedete nel seguito della presentazione, è il manuale, il libro su Git. Di libri su Git ne trovate un'infinità, trovate corsi, trovate un po' di tutto, insomma. Questo è il Creative Commons, lo trovate come riferimento sul sito di Git, appunto. E altre cose che trovate il chat sheet, che è sempre molto comodo all'inizio, trovate ovviamente il MAN e trovate anche il curioso di come si è stato trovato il nome per Git, insomma, è un po' di favolette su cosa ci sta dietro in realtà, insomma. Scusate un attimo che cambio la modalità. Di cose da fare, ne devo fare tante, mi dispiace per l'introduzione forse che è stata un po' lunghetta, però insomma ci tenevo a queste cose. Vi faccio vedere un attimo l'agenda di oggi. Io inizio con quelli che sono i key point, per un po' di concetti di base che servono per capire dove si vuole andare a parare con questo tool. Configurazione e comandi di base. E di solito metto il remote, la gestione del repository remote, quindi la collaborazione prima del branching, che è la parte più importante sicuramente di Git, perché è quella che secondo me viene utilizzata anche dall'utente di base, insomma. L'utente di base deve prendere dei sorgenti e poi andarle a sincronizzare da qualche remote, perché magari non ha quel package già pronto per la propria distribuzione e quindi se lo deve compilare. Una volta si caricavano i tarball, adesso si clona il repository Git. E quindi è necessaria una sincronizzazione. Parlo di branch and merging, che è la parte più lunga della presentazione, di sicuro. E come vedere la storia passata, qualche comandino un po' più avanzato, e poi GUI, qualche trucchetto per la command line, eccetera, eccetera. Insomma, speriamo di riuscire a far tutto. Ci sono anche gli argomenti avanzati che non sono preparati in questa slide, però se volete, se abbiamo tempo, ne possiamo parlare fino a notte fonda. Primo punto, ve l'ho già accennato, tutti i repository sono equivalenti. Questo non avveniva in CVS, SVN, eccetera. Voi quando clonate un repository, quindi prendete da un qualsiasi posto, avete repository sul vostro computer, avete tutta la storia all'interno. Non esiste il fatto che ci siano dei repository più uguali degli altri, insomma. Esiste solo le scelte di collaborazione, cioè ci sono i maintainer, c'è una nomenclatura dei vari progetti. Però a livello di tool i repository sono completamente equivalenti tra di loro. Una cosa abbastanza interessante è che la storia non può essere scritta, nel senso tutto bello scolpito nella pietra. E questo perché? Perché un commit, questo forse un po' piccolino, ma basta vederlo, commit identificato da quel numerone che vedete in testa, vediamo se riesco anche a metterci il mouse, questo bel numerone qua, che altro non è che uno SHA, quello è lo SHA di tutto il commit. Il commit è fatto di diversi pezzi, è fatto di chi è l'autore, quando è stato fatto il commit, e c'è anche quando è stato integrato e chi l'ha integrato, qua non si vede in questa visualizzazione, il messaggio di commit e poi ovviamente quello che contiene il commit vero e proprio, che di solito è una patch. Quello che è interessante è che, vi dicevo, lo SHA è lo SHA di tutto il messaggio di commit. Quindi se dovesse cambiare, che ne so, se io faccio lo stesso identico commit, la stessa identica patch, la stessa identica descrizione, sempre con lo stesso autore, con la stessa mail, eccetera, ma qualche secondo dopo lo SHA cambierebbe completamente, tra l'altro. E questo non è tanto importante sulla storia, sul fatto che la storia non può essere sovrascritta, ma è soprattutto riguardo a questo, nel senso, i commit tra di loro sono collegati dal parent. Quindi, come vedete, questo qua è il primo commit, non ha un parent, è proprio il commit 0 del repository.
i commit successivi hanno il puntatore al padre. Quindi cosa succede? Che se io vado a modificare per qualche motivo questo commit, la storia può essere, i commit possono essere modificati ovviamente in qualche modo, non è un grosso problema. Il problema è quando vado a modificare, se io volessi modificare i commit precedenti, questo, un qualsiasi pezzo, come vi ho detto prima, va a modificare lo SHA, quindi vado a modificare questo numerino qua. Questo vuol dire che devo andare a modificare anche questo commit, perché deve puntare al padre con uno SHA diverso, con un identificatore diverso. Quindi a sua volta verrà modificato questo, e così via per tutta la storia. Questo è un concetto molto, molto, molto importante, uno dei più fondamentali che bisogna avere ben chiaro quando si collabora con altre persone, quindi quando si inizia a pubblicare il proprio lavoro, quando si inizia a lavorare su repository che sono pubblici, finché fate le cose a casa vostra le potete fare liberamente. Quando invece iniziate a lavorare in questa maniera qua, rischiate di fare un po' di danni, insomma, se andate a modificare i commit precedenti in un modo che non è consono, non è accettato da quel tipo di progetto. Quindi in realtà la storia può essere riscritta, ve lo anticipo già, è un comando che si chiama rebase. Rebase è ancora più del branching, è probabilmente la killing feature veramente di Git, la cosa, il tool a livello avanzato che si utilizza di più. Un altro dei concetti chiave è che tutto è contenuto in una directory. Adesso sembra tutto normale, però non è così di nuovo con CVS, se viene, erano tutti sparpagliati. Quando voi inizializzate un repository, viene creata una directory nascosta, perché c'è il punto davanti, il punto git, lì dentro viene contenuto tutta la storia. Doveste avere qualche problema, cancellate tutto quello che ci sta fuori, non avete toccato niente dal repository, un comando di checkout e ritornate ad avere i sorgenti puliti. Se volete archiviarlo manualmente, come si faceva una volta con i targz, vi portate via la directory.git, avete non soltanto lo stato corrente del progetto, ma anche tutta la sua storia. Il clone costa poco, il clone serve per copiare i repository. Per esempio, consente di ha un suo protocollo di rete, clona soltanto le differenze, quindi se io ho due repository che sono molto simili per storia, e questo succede molto spesso per esempio in repository grossi come il kernel Linux, se i due sono diversi solo di qualche commit, Git si accorge di questo, riesce a ricostruire la storia e a clonare, quindi a copiare da una parte all'altra soltanto i commit che sono diversi, che mancavano insomma da un repository. In più il locale, per chi non lo sapesse, se dovete lavorare su due stati di repository diversi nella stessa directory di solito è difficile da fare. E, se fate git clone su un repository sullo stesso disco, sulla stessa partizione, e il file system lo supporta, ma praticamente tutti lo fanno, e usa gli hard link, per cui tra l'altro non occupa neanche molto spazio sul disco. Una delle prime cose che bisogna fare è configurare Git. Non so se avete visto quando vi ho fatto vedere il primo commit, insomma. E assieme all'autore c'è sempre la mail, e questa è una delle configurazioni di core che vanno fatte. Ci sono più file di configurazione che vanno a diverse priorità. Di solito il primo l'ho visto utilizzare veramente poco, è il file generico che viene utilizzato quindi per tutte tutti i repository, tutte le istanze, tutti gli utenti che lavorano sulla stessa macchina, come è chiaro, insomma, in più immagino. E la configurazione che si usa di più è sicuramente quello del singolo utente all'interno della propria home, ovviamente, ma è possibile fare degli override anche all'interno di ogni singolo progetto. A livello di priorità vanno uno nell'ordine 3-2-1 come elencato lì. Questo è molto utile quando si fanno alcuni trick, per esempio, tra le configurazioni più importanti che ci sono, vi dicevo, user.name e user.email, in tutti i commit va messo il vostro nome o il vostro nickname, a seconda di quanto vi vogliate far vedere, e la vostra mail. Tipicamente in ambiente aziendale quella deve essere la mail aziendale perché porta dietro
la signature, insomma, chi ha fatto il commit. Altre configurazioni che di solito si fanno sono l'editor da utilizzare. L'editor serve per inserire il messaggio di commit in genere. E qual è il tool di merge? Ma questo è un concetto molto più avanzato. E l'altro, che è una cosa avanzata che però vi consiglio di vedere anche se siete ai primi passi, è la gestione degli alias. Degli alias vi parlo in dettaglio verso la fine, quando vi parlo appunto di come utilizzare delle GUI che sono presenti e di come utilizzare la command line. Alias che possono essere implementati, io li implemento sulla shell, ma si possono implementare anche direttamente in Git. E iniziamo a metterci le mani sopra. E di solito il primo passo che mi aspetto che la gente faccia sia quello di clonare un repository, quindi non si parte di solito da zero, si parte da un progetto già avviato, soprattutto se lavorate nell'open source. E quindi si parte con un clone di un qualche repository che sta da qualche parte. Okay? E se invece devo iniziare un progetto nuovo, il comando di inizializzazione del repository è gitinit. Gitinit lo vediamo dopo se vi faccio una piccola sessione live, insomma. E in realtà fa ben poco se non creare una struttura di directory, appunto, in quella sottodirectory.git che vi ho nominato prima. Il clone supporta diversi protocolli e quello che vedete di solito nelle istruzioni e nei readme per la gestione di progetti, eccetera, è in HTTPS. Perché? Perché quello che consente la condivisione, anche senza utente password, però comunque in modo sicuro, di qualcosa. Quando andate a vedere un repository su GitHub, perché tipicamente lo troverete là, il progetto, e il comando di clone che vi viene suggerito, comunque l'URL che vi serve per il comando di git clone, di solito è il prefisso HTTPS. Progetti Git un po' più evoluti di solito preferiscono il protocollo Git, perché? Perché ho più ottimizzato. Per il clone HTTPS è abbastanza inefficiente. Oppure, quando invece dovete lavorare anche con autenticazione, lato server, e quindi per esempio perché vi serve gestire chi può aggiungere del codice nel repository, chi lo può andare a modificare nel repository, e la scelta tipica è l'utilizzo del protocollo SSH con chiavi pubbliche. Questa è il default, diciamo. Quando clonate, vi viene creato quello che è il riferimento remote. Il remote è il nome che dà il tool per identificare qual è il repository su cui si sta facendo riferimento. E il remote di default è origin. Troverete, ci sono parecchie keyword, parecchi termini di riferimento in Git che sono standard. Il remote può essere chiamato come volete, non ha molta importanza. Di default, quando fate clone, viene creato l'origin, per cui in tutti i comandi che vedrete dopo, e troverete il nome origin, insomma, come remoto di default. Una volta che di solito clono qualcosa, devo aggiornarlo. Per quello vi ho detto all'inizio che parlo di remoto come sulla parte introduttiva, per quanto sia un concetto relativamente complicato, okay? E non inizio a fare i singoli commit, farvi vedere come aggiungere file, togliere file, perché questo secondo me è quello che si fa di solito in un ambiente open source. Io devo clonare il repository, lo metto in locale e le istruzioni di solito mi dicono configure make make install. Ok, git clone configure make make install. E quando c'è un aggiornamento, devo aggiornare il repository. Devo aggiornare quindi i sorgenti che ho sulla mia macchina locale, perché è stato aggiornato il repository esterno. E poi faccio configure make make install. Per aggiornare il mio repository, il comando è uno solo in realtà, si chiama git fetch, e questo preleva gli aggiornamenti del repository, è incrementale ovviamente, non sta a clonare tutto da zero. E
ma non modifica la copia esistente, perché io quando faccio il fetch vedo che scarica gli aggiornamenti, ma non viene modificato assolutamente quello che c'è nel mio branch attuale. Infatti l'istruzione tipica è il git pull. Git pull è in realtà sono due comandi separati, è una macro, cioè una macro per due comandi separati, che è il fetch di qui sopra, e un merge, cioè il mettere assieme due branch distinti. Il merge che fa il pull è molto semplice, è un merge tra l'aggiornamento del repository remoto e quello che è il mio branch corrente locale. Okay. Concetto che non è proprio semplicissimo, capisco, però devo introdurlo in questo momento. Un altro dei comandi che è molto utile da vedere quando lavoro con i repository remoti è vedere lo status del remoto, cioè io l'ho clonato, voglio vedere come voglio che il sistema mi dica chi è più avanti, chi è più indietro, insomma, se ci sono delle novità da poter scaricare, cose di questo tipo. Il comando è abbastanza semplice, git remote show e poi il remote name, di default appunto è origin, per cui il comando, che per me è anche abbastanza prolisso, git remote show origin, questo mi fa vedere se sul remote ci sono dei nuovi branch, quali tra di loro sono sincronizzati e in che status sono, cioè se il mio branch è più avanti o se il branch remoto ha dei commit nuovi, per cui appunto dovrei fare il fetch. Come vi dicevo, la gestione del remote è abbastanza complessa, ok? Ci sono dei concetti che l'utente normale di solito non vede, protocolli di rete, eccetera. Però è anche appunto una delle più basilari, ed è per quello che le inserisco all'inizio. Perché quello che è il concetto dell'open source è appunto il clone repository configure make make install. In seconda istanza è stata pubblicata una nuova versione, git pull make mister proper, quindi per cancellare tutto il build precedente, configure make make install. In questo caso qua ho il sistema, ho il mio progetto aggiornato e installato sulla mia macchina. E finita questa prima parte, diciamo, andiamo un po' più in dettaglio su quello che è il come funziona Git al suo interno, quindi torniamo ai key point. E uno dei concetti che è più che spiazza un po' gli utenti all'inizio è il come funziona le diverse aree di lavoro di Git. Git introduce il concetto della working directory, ovvero lo stato attuale del progetto. All'opposto ho il repository, ovvero quello che sta dentro quella directory.git di prima. In mezzo c'è un'area che serve soltanto come punto di passaggio, diciamo, per inserire i file nel repository. Questo si vede molto bene, penso, dopo con lo status di un file. Per poter quindi inserire dei file nel repository, devo passare per questa staging area. Datemi ancora un attimo e dovrebbe essere il concetto essere un po' più chiaro. Ci sono appunto tutti i vari comandi di Git, saranno appunto per il passaggio da una parte a quell'altra. Anche volendo escludere il remote, che per il momento che abbiamo visto prima e che abbiamo visto, per esempio, il comando di fetch, eccetera, teniamo la parte di repository locale, di questa staging area che può essere chiamato anche index. Ho voluto usare anche, ho lasciato apposta questa nomenclatura, non l'ho cambiata e ho trovato un'immagine diversa, insomma, che non utilizzate il termine staging area, perché molte volte in molti comandi, in molti help che si vedono, si parla di index e non di staging area. E poi invece il repository locale. E questi che vedete qua sono riassunti praticamente tutti i comandi che vi serviranno per gestire il ciclo di vita del repository, fino almeno a livello locale, ovvero come andare a inserire i dati dentro, come vederne le differenze e come eventualmente andare a estrarre i dati del repository per tornare indietro o saltare da una versione all'altra del sorgente attuale. Ma cosa serve questa staging area? A fare raduno del bestiame.
il commit in Git è una cosa abbastanza su cui bisogna perdere un po' di tempo. Non è che io butto dentro le cose così e inserisco le cose nel repository. Per fare le cose fatte bene bisogna perderci un po' di tempo. Il commit, adesso io non vi posso dare le regole del commit perché iniziamo, questa è una cosa che di solito faccio nei miei corsi, ma non posso trattarlo questa sera perché sennò iniziamo a diventare un po', andiamo veramente per lunghe. Però il commit è un'entità molto significativa del repository ed è per quello che si utilizza questa staging area. Quando devo raccogliere le modifiche che ho fatto in un'entità che sia atomica e che abbia un significato di per sé, e dargli una descrizione e spiegare che cosa ho fatto, una descrizione fatta anche con una certa struttura, e poi posso inserirla nel mio repository. Il concetto di staging area si vede molto bene, io non sono un amante delle GUI, però si vede molto bene con quella che è la GUI di default di Git, che viene fornita direttamente con che è gestita all'interno del progetto core di Git, per quanto tipicamente nelle distribuzioni è un package separato. Si vede molto bene, quando dopo ve la faccio anche vedere proprio come utilizzo il pratico, perché è molto significativo, perché vedo le mie modifiche, quindi i file che sono stati modificati, i file che stanno nella staging area e che quindi entreranno nel commit, il mio bel messaggio di commit, e vedrò anche i diff qua dentro. Prima però di farvi vedere come funziona praticamente, vi devo introdurre un concetto i concetti di come viene gestito un file in Git. È complicato perché non c'è un modo per fare in modo semplice questo. Comunque, quando creiamo un file nuovo, ma questo lo vediamo tra i vari comandi, vediamo tutti questi vari stadi. Un file nuovo tipicamente non è mai stato gestito all'interno del repository, quindi è untracked. Posso aggiungerlo al repository. In questo caso il file è all'interno del repository, non ho fatto altre modifiche esternamente, quindi il file è nello stato di non essere stato modificato. Okay. Git si accorge che lo stato che è stato memorizzato all'interno del repository è identico a quello che sta nella mia working area, nella working directory, chiamatela come volete. Tipicamente poi i file sono stati fatti per essere modificati, quindi edito il file, questo va in stato modificato. Non viene inserito direttamente nel repository, ma prima deve passare, come vi dicevo, in questa staging area, quindi raggruppo tutti i vari file, tipicamente anche più di un file, che sono stati modificati, e li metto nella staging area, gli do un commento e a questo punto sono stati committati, quindi rientrano e viene quello che è nella staging area viene messo nel repository e il file. Di nuovo, tutti i file diventano questo file che è stato inserito all'interno del repository torna di nuovo a essere non modificato. Posso ovviamente anche rimuovere un file dal repository. Questo, se volete, ci spendo un attimino in più. Un file che viene rimosso dal repository torna sì a essere untracked, però tutti i dati che c'erano rimangono all'interno del repository. Io non posso cancellare il contenuto di un file dalla storia del repository, a meno di non andare a riscrivere tutta la storia. Un file che è stato inserito, quel dato ormai è lì. Questo troverete un sacco di meme carini in giro per la rete, di gente che all'interno del repository committa, per esempio, il file delle password o cose di questo tipo. Poi mettendo i bellissimi messaggi di commit in cui hanno cancellato il file delle password perché si sono accorti di averlo inserito dentro, non accorgendosi che ovviamente il file è ancora lì. Uno basta che guardi nella storia o tra l'altro cercate, magari dopo nel Q&A possiamo, se abbiamo tempo, possiamo cercare un po' questa cosa in giro, perché se cercate all'interno di GitHub remove password o cose di questo tipo troverete migliaia, decine di migliaia di commit di gente che è andata, che aveva le password salvate e che poi è andata a cancellare questi file di password in chiaro. A questo punto, se continuerei,
se non ci sono grosse domande o cose di bloccanti, possiamo comunque continuare con la demo. Devo fare un po' di demo per farvi vedere un po' dei concetti che abbiamo visto fino adesso. Non clono un repository, ma lo inizializzo da zero. Mi tiro fuori i miei bei comandini da tenere come riferimento. Io sono in una directory di lavoro, qua dentro non ho niente, okay, ho soltanto una directory vuota. E faccio una directory di progetto, quindi faccio mkdir OpenTalk. E inizializzare un repository di Tiny. Comando molto, molto veloce, non c'è molto da fare. E vediamo anche che cosa c'è. Niente, no, non è vero, c'è la directory.git. Nella directory.git non è che ci sia moltissimo, cioè tralasciate queste cose qui, che tra l'altro sono soltanto degli esempi, non vengono comunque presi in considerazione. Avete soltanto un paio di nomi che vediamo in dettaglio più avanti, quindi che cos'è questo head, e cosa sono, ma a riferimenti in realtà non ne parlo moltissimo. Avete il file.config, non ho mai visto cosa c'è dentro, ma non c'è moltissimo, configurazione di default di alcune cose. Il mio file.config è nella mia home. E poco altro, non è che ci sia molto, molto per partire con un repository Git, ok? Ho la mia Git GUI, questa qua la possiamo anche tenere aperta, la lasciamo in background, vediamo dove me l'ha. Ok, mi sembra si veda tutto bene. La lasciamo qua in background perché per il momento non mi serve moltissimo, però la lasciamo aperta perché ci aiuterà dopo. È un file. A questo punto il file c'è, dentro il mio bel contenuto, e il primo comando che di solito si impara è git status. In caso mi dice lo stato della corrente della mia working directory. Come vi dicevo prima, se torniamo, potremmo anche fare questo, credo, questo qua, e file nuovo, untracked. Ok, infatti il sistema mi dice untracked file, il mio readme. È molto bello, nelle prime versioni di Git non c'erano tutte queste belle cosette, ma man mano le hanno messe, hanno aggiunto degli alias un po' più comprensibili, dei comandi un po' più comprensibili, dicendo guarda che probabilmente devi aggiungere la cosa al repository. Vi faccio vedere. Io sono amante della CLI, per cui userei la command line. E dopo ho una tabella riassuntiva dei comandi, come vengono visti qua, però si vedono, i concetti sono molto più semplici e molto più intuitivi visti dalla GUI. Rescan, trovo che un file è stato modificato, qua non vedo chiaramente che è untracked, però c'è una modifica che non è stata tracciata. Questa è la mia staging area che adesso è vuota, e questa è la zona in cui Git GUI mi fa vedere il diff, le differenze rispetto alla versione, ai file del repository, in questo caso ovviamente c'è tutto, e qua ci sarebbe il mio messaggio commit e i miei comandini tipici. Ve lo faccio vedere direttamente, no, torniamo sulla GUI, sì, sulla CLI. GitHub, come viene suggerito, readme, status. Non è più untracked il file, è stato messo nella staging area. Mi dà anche questo bellissimo comando complicativo che uno non potrà mai ricordarsi per toglierlo eventualmente dalla staging area, in cui c'è che cosa verrà committato, un nuovo file. Questo si vede bene, secondo me, nella Git GUI, è stato passato nella staging area, ok? Se non voglio utilizzare la command line, il passaggio si fa con un bel click qua così per passare dentro e fuori dalla staging area dei file. A questo punto ho
i miei file nella staginaria e li posso inserire col commit. Il commit lo possiamo fare da command line. Apre l'editor, un messaggino. Il sistema mi dice un po' di cosette, mi ritorna il mio commit, c'è già il suo SHA breve, e mi dice in breve che cosa ha fatto. Ha creato, ha aggiunto un file, eccetera, eccetera. E vi farei vedere, a questo punto, git status, di nuovo, non c'è niente da committare, il working tree è clean, cioè la directory, siamo ritornati allo stato il file è non modificato, okay? Quindi da untracked ho inserito il file nella staginaria, l'ho committato ed è ritornato a nuovo il file. Adesso dalla mia bella command line aggiungo qualcosa al mio readme e git status. Adesso mi dice che il file non è più untracked come in precedenza, ovviamente, ma è modified. E questo, se lo vedo dalla GUI, devo ovviamente ripescarla. Notate che l'iconcina qua è diversa, prima era tutta bianca, adesso invece è blu, e vedo qual è la differenza. Cioè lui mi dice questo che è stata aggiunta questa riga. Se non conoscete i diff, magari le prime volte è un po' complicato da vedere. Come prima posso inserirlo nella staginaria, posso ritirarlo fuori, rimane come lui, e il comando git status, per inserirlo di nuovo avete un minimo di help direttamente in linea, git add, sempre per metterlo nella staginaria, git status, e questo sono quelli che verranno committati, ok? Click commit. Setup DPI, tanto bene. Readme and lost online. Okay. Siamo tornati con la directory clean. Ultima operazione che mi preme far vedere. Che cosa facciamo se con un'ulteriore modifica git status, il file è modificato, vediamolo pure per reiterare in git GUI. Le due righette qua sono quelle che avevamo inserito prima, sono quelle all'interno del repository. Questa è la riga in più che ho aggiunto adesso. Mettiamo che a me questa modifica non interessa e voglio tornare allo stato precedente. Quindi io sono nello stato modified. Mi sembra che questo si vedesse bene qua. Sono con qualcosa di modificato. Per fare il revert c'è un comando che si chiama checkout. Checkout fa un sacco di cose. Non so neanche se esiste sulla GUI, non penso. Checkout serve anche per saltare da un branch all'altro. Una delle cose che è utilizzato per ritornare indietro dalle modifiche, non so quando, ma nelle versioni abbastanza recenti è stato aggiunto con comando git restore, che è un po' più intuitivo rispetto al checkout, ma io sono della vecchia scuola, quindi uso il checkout. Per quello vi ho detto che ci sono alcuni termini tipo index, staginarea, eccetera, eccetera, che si vanno a sovrapporre tra di loro. E il status, come vedete, è anche abbastanza intelligente da dirmi che ho sbagliato il comando. Siamo tornati nello stato di clean, ovvero tramite il
out, ho fatto il revert delle mie modifiche e sono ritornato a uno stato di file non modificato. Okay. Con questi 3-4 quanti sono comandini, che comunque li ho messo qua dentro, e riuscite a fare la gestione base del repository. Da qua in avanti riuscite con questo già a tracciare le modifiche, quindi questo qua è il minimo sindacale, diciamo, e vi consente di lavorare anche in modo abbastanza avanzato su un qualsiasi progetto software da questo punto di vista. E quasi quasi, io adesso passerei al branching. Sono già meno un quarto, quindi come essere un po' tardi. Sì, sono 10 meno un quarto, quindi hai tempo. Sì, diciamo, dopo dipende da quante domande ci sono, ma comunque vai pure. Vi faccio soltanto vedere, visto che siamo qua, questo viene alla fine in realtà, però sta bene anche qua dentro per chiudere il cerchio un po' di che cos'è il commit, perché fino adesso avete visto come siamo andati avanti, ma però non abbiamo visto esattamente cosa abbiamo inserito nel repository. E l'altra tool, beh, prima ve lo faccio vedere la command line, perché noi siamo amanti della command line. GitLog fa vedere la storia del repository, quali sono i commit. Anche questo ha un sacco di switch, un sacco di opzioni e un sacco di varianti, colori, eccetera, eccetera, di informazioni che può visualizzare. Di default visualizza, no, questo non so neanche se è la versione di default, questo li avrò già modificato io. Questo è lo SHA, e visualizzazione breve, quindi ho soltanto il mio nome e mail. Non è possibile inserire qualcosa che non abbia una mail. Molti progetti vi bocciano se non avete una mail valida, tra l'altro. La data in cui è stato fatto il repository e la prima riga di commit. C'è qualcuno che lavora con me, sa quanto sono rompiballe sulla prima riga di commit. E mi spiace di non avere tempo per non chiudere il cerchio su questo, perché sarebbe stato molto interessante vedere il perché la prima riga. Cioè, viene visualizzata solo la prima riga e perché deve avere una certa lunghezza e in un certo formato. E anche perché c'è la mail, per esempio. Abbiamo fatto due commit, questa è la loro storia. Qualche informazione in più, gitlog-p mi fa vedere anche la patch, cioè un qualcosa in più delle informazioni del commit, quindi come prima qual è il suo identificativo, il suo SHA, e qual è la patch che è stata inserita, che è la stessa che vedevamo prima con Git GUI. E il tool invece di grafico, si chiama GitK, anche questo mi sembra, se non sbaglio, che fa sempre parte del progetto core di Git, per cui quando installate Git per Windows lo trovate comunque che va di pari passo siamo allo sviluppo del tool di base. Adesso vediamo, me l'ha aperto sempre qua, probabilmente un po' in piccolino, mi dà una visualizzazione grafica divisa in questo settore, quindi qua mi fa vedere l'autore, data, la prima riga, di nuovo è abbastanza importante che nella prima riga sia significativa, e sotto mi fa vedere invece tutto il resto dei comandi, per esempio del contenuto del commit, scusate, per esempio qual è il suo padre, cliccandoci sopra ci vado sopra, non sempre la storia è così semplice che il padre sia esattamente quello che vedete sotto nella visualizzazione di Git GUI. Mi fa vedere anche qual è il branch su cui mi trovo, mi fa vedere quali sono questi penso che siano i branch che seguono, e mi dà alcune informazioni in più. Posso anche vedere direttamente a livello di patch che cosa c'è dentro, visualizzato qua sotto, o direttamente qual è il tree corrente. Ok, quindi qual è lo status, o a livello di differenza rispetto al precedente, o questi sono i file all'interno del repository, qual è lo stato del file a quella in questo commit. Ok, la storia ovviamente è semplice, forse il GitK lo riusciamo a riaprire anche dopo quando parliamo di branch, però sui branch non avrei una demo perché è già abbastanza complicato da vedere così. Se riusciamo magari dopo nel Q&A o qualcosa del genere, vediamo anche la parte di branch. Il branch è la prima della key in feature, la seconda secondo me è il Rebase, però il Rebase senza branch non ha molto senso. È un'operazione banale a livello di tool da fare, perché è proprio come scrivere un 41 byte, che è lo SHA più il barra N, sul file.
fatene tante, fatene più volte al giorno, non vi preoccupate di fare i branch. E vi introduco un attimo come questa in realtà è la vera struttura del repository, nel senso che il commit a sua volta punta a un tree, il tree punta ai blob che sono quelli che contengono il dato vero. Il tree serve per unire i vari blob che fanno parte, fanno appunto il directory tree che è in quello stato. E in questo caso, questo è il risultato della struttura del repository con questi bei comandini qua, in cui sono stati inseriti tre file. Infatti ci sono tre blob che vengono linkati da uno stesso tree, che fanno parte di un commit. È il primo commit del progetto. Tutto questo poi, se volete, è trovato, sono appunto il riassunto di quello che è il libro che vi ho fatto vedere all'inizio. Il branch master è quello di default. Quando voi fate git init e fate git status, siamo su un branch che si chiama master. E head è un altro di quei concetti di default, è il puntatore alla testa del branch corrente. Questo è invece un tag. Il tag è un puntatore in realtà a un commit specifico. E tag e branch in realtà sono più o meno la stessa cosa. L'unica cosa che li differenzia è che il tag è mutabile, punta sempre allo stesso commit, mentre invece il branch corre man mano che io vado ad aggiungere i commit. Che cos'è? Cosa vuol dire creare un nuovo branch? Un nuovo branch è una cosa banale veramente da fare a livello di repository, è semplicemente aggiungere un altro puntatore, un puntatore che ovviamente poi potrà correre. E in questo caso, con questi comandini qua, vado a creare un nuovo branch, quindi un nuovo puntatore che va di là. Poi con questo primo comando. Quando poi vado a fare il checkout, qua però cambiano i nomi, perché ho cambiato immagine. Quando vado a fare il secondo comando, che è questo, il comando di checkout, i due branch rimangono identici, cioè puntano sempre ovviamente allo stesso commit. Quello che è cambiato che cosa? È cambiato head, cioè il mio puntatore che mi dice qual è la testa del branch corrente. Una visualizzazione un po' più semplificata. I commit non sono più identificati con gli SHA come prima, ma semplicemente numerici. E questo infatti era una visualizzazione originale che era il refuso della slide precedente. Vado a creare un nuovo branch, un branch, questo qua è un feature branch, poi magari ho anche una slide che vi spiego un po' il perché vengono fatte queste cose in un progetto un po' più complicato. E quella che si chiama appunto una feature branch andrà avanti. Qua sono stati aggiunti dei commit perché mentre nel mio lavoro sto andando avanti. Cosa mi serve? Cosa mi serve il fatto di effettuare un branch separato? Avrei potuto lavorare direttamente sul master. Il problema è che in un progetto che non è banale succedono cose tipo ho un bug in produzione, quindi ho un bug nella versione master e sto lavorando su una cosa completamente diversa che non è stabile. Quindi se io non potrei andare a aggiungere, anche vediamo direttamente qua, dei fix all'interno qua, perché questo commit qua introduce le funzionalità completamente nuove e che non sono magari neanche state testate, che sono appunto work in progress. Torno sul mio master e creo un nuovo branch di hotfix. E questo allo stato del master che è stato pubblicato, senza dover perdere il lavoro che ho fatto in precedenza, faccio le modifiche. A questo punto, con questi bei comandini che si vedono qua sotto, e a questo punto devo andare a pubblicare. Per pubblicare, questo dipende ovviamente da come è fatto il progetto, però il concetto di Git è andare a portare avanti il branch master. Questo si fa con un'operazione di merge. Questa è un'operazione di merge semplice, okay? È quello che in termini di Git si chiama fast forward, ovvero non c'è nessun modo perché passare da questa situazione a questa situazione mi possa creare dei problemi, mettiamola così.
In questo stato sono, ho pubblicato il master, sono qua dentro, ho esattamente quello che ho sviluppato come hotfix e quello che viene, quello che è presente nel master. Non ci sono altre, non ci possono essere altre direttive, altre problematiche in mezzo. Insisto un po' su questo, continuo a ripetermi perché adesso vedrete il perché. Questo quindi è l'avanzamento di prima. Il branch hotfix tipicamente poi viene cancellato, quindi non lo vedrete poi nel proseguo. Però torno a questo punto torno a lavorare sulla feature di prima. Il master è cambiato, non mi interessa molto, ritorno al mio lavoro che, se ricordate prima, appunto, issue 53 era ferma qua. Continuo ad andare avanti. A questo punto, dopo il lavoro che ho fatto, questa funzionalità qua è stabile, è stata testata, è stata validata e può essere pubblicata. E non posso spostare direttamente il master branch da qui a qui perché avrei reintrodotto il bug che era presente a questo livello, in quanto mancherebbe questo commit. E devo fare di nuovo un'operazione di branch, ovvero di merge, scusate, ovvero inserire queste modifiche qua nel branch master. Quindi portare il merge serve per unire due rami, due branch del repository. Questa volta la cosa è molto meno banale, ci possono essere un sacco di problematiche, in questo caso nell'output che si vede in questo caso specifico non ci sono. Quello che però mi preme farvi vedere è che il comando è lo stesso di prima, se vedete le slide precedenti, il comando è sempre git merge, vado nel master e gli dico che cosa andare a mergiare, che cosa andarmi a tirare dentro, non c'è quella scritta fast forward di prima, in quanto, se tornate un attimo indietro, il fast forward si ha quando il branch di cui devo fare il merge è un diretto discendente di me stesso, quindi del branch verso cui fare il merge. Non è un fast forward, è un three-way merge, ovvero è un commit, infatti vedete che non ha soltanto un padre, ma ne ha due. I commit di merge sono gli unici che hanno due padri invece che uno e deve mettere assieme quello che c'è qua dentro con quello che è stato sviluppato qua. Questo non è un'operazione affatto banale. Se le modifiche riguardano due pezzi di codice completamente separati, due file separati, lo stesso file su righe distanti tra di loro, non ci sono quelli che si chiamano conflitti di merge. Può essere comunque che si rompa tutto a livello di codice, quindi che non funzioni più o che funzioni in modo non corretto, che sarebbe ancora peggio. L'altro lato della medaglia, se i due C4 e C5, C3, insomma, tutto quello che sta in questo branch, modificano le stesse righe o delle righe molto vicine a quelle che sono state modificate in quest'altro commit, beh, inizio ad avere quello che si chiama conflitto di merge. Questa è una cosa che Git non può risolvere da solo. Pensate ad esempio se ci sono state fatte due modifiche diverse sulla stessa riga. Se è stata fatta la stessa modifica sulla stessa riga, Git lo riconosce questa cosa e riesce a risolvere il conflitto automaticamente. Se invece le due modifiche sono contrastanti tra di loro, in realtà, anche se sono molto vicine perché cambia il contesto tra una e l'altra, Git si ferma e vi dice che c'è un conflitto di merge e a questo punto dovete arrangiarvi. I conflitti di merge sono l'incubo di chi deve fare, di chi deve mettere assieme i diversi sviluppi, perché molte volte chi deve fare questa operazione di merge non è chi ha fatto questo e non è chi ha fatto questo, ma è una terza persona che conosce tutta questa storia, che sa che cosa vuol dire mettere assieme, che sa magari anche che test deve fare a questo punto prima di andarli a pubblicare per validare tutto, però non conosce queste modifiche e non sa magari come risolvere il conflitto. E qua si apre un mondo. Tipicamente non si fa questa cosa, ma si fa un rebase. E non vi riesco a spiegare questa sera che cos'è un rebase. Come concetto di base per questo tipo di operazione è evitare questa situazione, cioè il fatto che i commit siano attaccati in un padre,
in qualche punto precedente rispetto al lavoro, allo status del branch verso cui devo fare il merge. Se tornassimo nella situazione, se questa bella freccettina qua fosse attaccata su C4, torneremo in quella situazione di fast forward di prima, ovvero torniamo un attimo indietro in questa situazione qua. Posso andare tranquillamente a integrare perché non possono esserci conflitti di merge. Chi ha sviluppato questa, quindi chi ha testato questo status qua del mio repository, della mia applicazione, di quello che sto tracciando, ha testato esattamente lo status dopo il merge. Cosa che non si può dire in questa situazione. Lo status qua è diverso da questo ed è diverso da questo. Quindi di solito, tipicamente, questa situazione qua in un repository collaborativo non viene accettata, e se fate una pull request su GitHub verso un progetto abbastanza strutturato, non vi verrà rigettata la merge di cui vi dirà: fate il rebase, agganciatevi all'ultimo master, a quel punto lì testate le cose e a quel punto lì verranno integrate. E a cosa servono i branch? Servono per fare tutte queste belle cose, ovvero quando sistema di organizzazione del repository è abbastanza conosciuto, è abbastanza generalistico, viene declinato poi in diverse casistiche. Io, per esempio, non uso questo, uso soltanto i feature branch e i release branch, non uso i develop perché sono abbastanza difficili da mantenere. Però i vari sviluppi, i vari hotfix che vi ho fatto vedere prima, i feature branch che corrono in parallelo tra di loro, possono essere organizzati in modo da poter poi essere integrati in un qualche branch intermedio, tipicamente, verso cui si fanno tutti i test prima di incorporare il tutto in qualcosa che verrà pubblicato poi in produzione, tipicamente. E tutta questa struttura qua serve per consentire sia a chi deve fare gli sviluppi di poter lavorare in parallelo rispetto all'avanzamento del progetto, consente di fare questa cosa di hotfix, quindi di poter fare delle modifiche veloci per essere integrate in produzione, consente di avere dei branch di release stabili in cui vengono integrati i diversi sviluppi che vengono testati e poi, come vedete qua, i diversi sviluppi vengono pubblicati, vengono integrati tra di loro in una qualche release che viene testata e poi pubblicata esternamente. Tutto questo consentito più o meno dai comandi che vi ho fatto vedere prima. E salterei il push. Il push è praticamente come il pull di prima, serve per mandare fuori qualcosa. L'unica cosa che mi preme dirvi è che di solito non push i tag. Che cosa sono i tag? Ve li dico tra un secondo. E quello che sconsiglio è di evitare di utilizzare meno tags, perché pusha tutti i tag che avete in locale, anche quelli che non c'entrano niente con il repository, con lo status che volete andare, ma pushate il tag direttamente e tralasciamo i conflitti di push. Un tag, ve l'ho già introdotto prima, è un puntatore, è un commit, è molto simile a un branch, soltanto che è immutabile, cioè quello lì non cambia una volta che è puntato su un commit, non cambia, mentre invece quando fate git add, quindi committate git commit e aggiungete dei commit, il branch continua ad andare avanti, quindi cambia come puntatore. E può essere annotated, tipicamente dovete fare dei tag annotated, che consente di avere tutto quello che un commit vero e proprio, quindi si porta dietro tutto quello che avete visto prima, il vostro nome, la vostra mail, la data in cui è stato fatto, e vi consente di mettere un commento, vi consente anche di firmarlo con JPG tipicamente. E usate sempre, secondo me, i tag annotated, a meno che non vi servano. L'unico casistica in cui non utilizzare i tag annotated è quando vi serve puntare a uno specifico tag, a un specifico commit temporaneo, e dovete magari saltare o avere dei riferimenti per alcuni dei comandi di Git, per esempio per vedere il diff tra due stati, e mettete dei tag e utilizzate il nome dei tag invece che dare gli SHA ai vari comandi di Git. Comandini,
meno A serve per annotated, meno S assigned e il push che vi ho già anticipato prima. Io sono abbastanza avanti, per cui proseguirei ancora qualche minuto per chiudere gli argomenti e poi possiamo passare alle Q&A. Per vedere l'history, vi ho già detto prima, Gitlog-P vi fa vedere anche la patch. Consente un sacco di cose, consente di vedere tipicamente il diff, per esempio, volete vedere direttamente il diff o i commit che stanno tra due commit, tra due stati, potrebbero essere due tag, come vi ho detto prima. E vi consente di visualizzare anche una cosa che è abbastanza simile a quella di Git Kappa, ovvero una forma un po' più grafica per vedere quali che sono i commit di merge. Vi consente anche di gestire, man mano che prendete mano con Git e vedete la storia, potete modificare il formato con cui è visualizzato, perché in alcune cose, per esempio, volete vedere l'SH breve e la prima riga del messaggio di commit, perché se avete fatto bene i vostri repository, i vostri commit, già questo vi dà l'informazione che state cercando. O potete vedere uno stato breve, cioè che file sono stati modificati, aggiunti o tolti in quello specifico commit, quindi questo qua è lo SHA breve, prima riga di commit, e che cosa contiene in breve quell'istanza. Vi do un altro paio di comandi che è utile sapere. Uno dei comandi utili è il blame, per chi non lo sapesse in inglese vuol dire dare la colpa. Lo trovate anche implementato in alcune estensioni degli IDE, per esempio GitLens, che è un'estensione abbastanza conosciuta e molto utile di Visual Studio Code, fa il blame automatico su tutte le righe del file aperto. Il blame vi consente di vedere qual è l'ultimo commit che ha modificato quella riga, chi l'ha fatto, in che data. E qual è il commit appunto che ha modificato quella riga? Se voi andate a copiare e incollare questo, fate un git show o un git log di questo SHA, andate a vedere appunto il commit, e tipicamente a cosa serve questo? Serve per vedere che cosa c'è lì dentro, perché se uno ha fatto il commit bene, lì dentro c'è un messaggio che vi dice il perché è stata fatta questa modifica. Motivazione che magari non si riesce a ritrovare nei commenti che vengono fatti all'interno del codice. O perché c'è una storia dietro, può puntare ad altri commit, eccetera, eccetera. Insomma, può puntare magari a dei riferimenti del gestore progetti o cose di questo tipo. Non ci sono soltanto CLI, vi ho già fatto vedere le GUI, ci sono i due comandi che vi ho già fatto vedere, due GUI che vi ho già fatto vedere, appunto Git GUI, che consente di fare tante altre cose oltre ai commit. Secondo me serve molto per fare i commit, soprattutto quelli un po' più mirati, che non vi riesco a far vedere questa sera, ma io non è detto che devo committare tutto lo status del file modificato, potrei anche selezionare le singole righe da aggiungere nella staging area. Git Kappa è utilissimo per vedere la storia dei commit. State attenti se aprite dei repository grandi, perché Git Kappa carica tutto lo status dei repository in un repository grande come quello del kernel Linux, che adesso è superiore al gigabyte, su un giga e due, un giga e tre di repository, può andare a occupare anche diversi giga di memoria, 10 giga di RAM, se non lo vado a limitare. Quello che è utile di Git Kappa, secondo me, sia per vedere l'history, però è abbastanza lenta rispetto, se conoscete bene la command line, è utile per fare il carry pick, ovvero per andare a selezionare dei singoli commit da andare a applicare, perché magari sono in altri branch, avete dei singoli commit che vi interessa tirare dentro. Il carry pick consente di appunto prendere, come con le ciliegie, di prendere i singoli commit e di inserirli nel branch corrente. Ci sono altre GUI, se andate a cercare in questi link che vi ho qua dentro trovate altri tool, sia per vedere lo storico, che quindi per analizzare il repository, sia per fare i commit. Io non li uso molto, vi ho detto, tranne GitLens, è una vera killing feature di code,
perché veramente vi consente di fare delle operazioni in modo immediato, consuma un bel po' di RAM e un bel po' di CPU in repository abbastanza grossi, però vi consente di navigare nella storia di un repository in modo veramente efficiente. Il Kraken invece è un tool a pagamento, c'è qualche versione free con alcune limitazioni. Io non lo uso perché mangia veramente tantissima memoria, lo trovo un po' macchinoso, però dategli un occhio perché potrebbe essere che vi sconfinfera, insomma, nel vostro modo di lavorare con i repository. Se invece lavorate con la CLI, questa è l'ultima slide, poi ho finito, usate gli alias. Gli alias, come ho detto prima, li potete mettere nel file di configurazione di Git, e in quel caso lì sono alias solo per il comando di Git. Per alcune cose serve, troverete dei riferimenti in giro di come fare delle macro praticamente sui comandi di Git che usate di più. Io di solito non li uso, uso direttamente gli alias della shell, perché così ho direttamente all'interno della configurazione della mia shell ho tutto quello che serve, assieme a tutti gli altri alias che utilizzo nel mio lavoro quotidiano. E git status, per esempio, è un comando molto lungo da... Scusate, punto tolti qua. Git status è un comando molto lungo e che usate molto spesso, di solito lo abbrevi in GST. O git commit è molto utile avere il verbose del git commit, perché all'interno dell'editor vi fa vedere anche cosa è stato commentato, cosa c'è in quel momento della staginaria, quindi vi aiuta a scrivere il messaggio di commit senza dover aprire un altro terminale o un'altra GUI per vedere qual è lo status della staginaria. Git log in tutte le sue varianti. Git remote origin, che è un altro dei comandi da utilizzare spessissimo. Git fetch origin. Sono tutti comandi che sono molto prolissi, secondo me, da digitare tutte le volte, e o cambiano molto velocemente, come per esempio l'aggiornamento del branch corrente su cui sono, senza dover preoccuparmi di come si chiama e di come è quello tracciato nel remote. Dovrei specificare git pull origin, che è il default remote appunto, e dirgli qual è il mio branch corrente. Iniziano ad essere già quattro belle paroline da mettere e da modificare tutte le volte. Io nei miei alias ho uno dei comandi che mi estrae qual è il nome del branch corrente, e con ggpull vado ad aggiornare i branch rispetto al remote, a fare il fetch and merge del remote. Alcuni altri alias sono utili per fare dei tool aggiuntivi su Git. Per esempio, se fate degli script della bash che lavorano su un repository, una delle prime cose che sarebbe da vedere è se siete all'interno di un repository valido, e questa cosa cercatela su Stack Overflow, la trovate in mille varianti. Un qualche comando di questo tipo vi dà la ragionevole certezza che siete in un repository valido e che siete nella root di un repository valido. Io avrei finito. Siete ancora qui? Sì, eccoci. Almeno. Appunto, io ci sono. Un attimo che arrivo. Eccomi qua. Allora, ci sono alcune domande. Federico chiede, ogni tanto si notano dei repo con i tag tipo V1.0, V1.1, V1.2. È lo stesso tag o è solo omonimo? Non so se ho capito bene la domanda. Sinceramente, non so se Sono intenda. tag che puntano tipicamente a... Cioè, il tag serve per due cose. Uno, quello di temporanei che vi ho detto prima, per non dover utilizzare tutto l'SHA in alcuni comandi di Git, per fare i confronti o cose di questo tipo. L'altro è per marcare le release. Quindi se io voglio fermarmi in uno... Identificare che quel commit è uno status che ho pubblicato, quindi tipicamente una versione che ho buildato, pubblicato, avrò fatto un package, probabilmente se è un applicativo o cose di questo tipo, do un nome al tag, tipicamente il nome della versione con più numeri, lettere, prefissi, postfissi, RC e tutte queste cose. Quindi sono tag diversi, sono di sicuro tag diversi, anche se puntassero allo stesso SHA, allo stesso commit.
e non sono omonimi anche perché sono diversi, insomma, come nome. Ah, ok. Beh, sì, infatti. Perfetto, infatti ha scritto che la domanda era stata fatta prima. E queste qua sono tutte convenzioni, cioè da delle convenzioni come il nome del branch master, come il remote default che si chiama origin, sono tutte convenzioni che di base, ok? I tag lo stesso, i tag sono stati fatti in GPG perché vengono utilizzati dal kernel Linux, ok? Si utilizzano le mail perché gli sviluppatori del kernel Linux utilizzano le mail per spedirsi le patch, non usano GitHub, non usano altri tool, GitLab o cose di questo tipo. Per cui è per quello, per esempio, che ci sono alcune convenzioni che sembrano magari un po' strane, insomma, dal punto di vista esterno. Poi c'è Unire che chiede che differenza c'è tra Git GUI e Git K, ma penso che hai già risposto, non so se vuoi aggiungere qualcosa. O erano quelle di prima, insomma. Beh, Git GUI, Git K in realtà consente solo di vedere lo status, e non è proprio così, perché se... consente di fare, vi dicevo, alcune operazioni anche, quindi io potrei creare dei tag, cosa che è comoda da fare all'interno di Git K, perché io magari devo creare appunto un tag perché voglio fare il checkout di questo, quindi qua io faccio temp, giusto per dargli un nome, ho creato un tag che non è annotato, non è niente, e invece di tirar fuori, copiarmi questo SHA per fare il checkout di questo, posso fare git checkout temp, e lui mi dice appunto che sono, possiamo però ancora aperto il capo, no, e lui adesso è in questa situazione qua. Sono tornato indietro, se vado a vedere il sono, sono anche altre operazioni, vi dicevo prima c'è il carry pick, quindi qua non ha molto senso farlo perché ce l'ho già, però posso fare il carry pick, posso tornare indietro col branch master, anche questo qua è abbastanza utile perché se ho decine di commit o branch da una parte a quell'altra, posso resettare il branch qua, e posso fare revert, quindi prendere il commit, questo fa un conflitto, benissimo. Ok. Poi, non so se hai terminato. O... Sì. Allora, la prossima domanda è di Andrea che chiede: come consigliate di configurare AutoCRLF dove ci sono file misti di Newline? Io di solito non gli faccio fare niente a Git. Il problema che si ha di solito con il CRLF è quando ho degli sviluppatori che lavorano sia in Linux che in Windows, questo è quello che ho sempre visto io, e di solito a me ha sempre creato problemi. Io ho qualcuno che lavora con questo setup, di solito lo disabilito. Anche perché se usi, l'altro problema è il tipo di editor che hai. Se hai un editor abbastanza banalotto, molto probabilmente non converte correttamente il CRLF, oppure se qualche setup di un editor invece più evoluto li va a convertire quando salva automaticamente. Di solito sono cose molto brutte. Io tendo a evitare e tendo a non configurare, quindi disabilito l'auto CRLF. Però dipende, questa è una delle quelle cose che dipende dal progetto. Bene, Stefano Morandi, il nostro Stefano Morandi, chiede, interessante, come mai non usi develop? E sotto specifica meglio, era per capire come mai alcuni lavorano quasi solo su develop, mentre altri lo evitano come la peste.
Ma di solito io ho visto che lavorano su develop chi fa applicativi. Fa applicativi lavora su develop perché deve fare. Scusate, tiriamo fuori. Perché deve fare una delle cose che infatti per me è relativamente scomoda da fare, che è fare questo, cioè partire con uno sviluppo da qualcosa che non è stabile. Questo per quello si usa develop, cioè tutti, almeno per la mia esperienza, tutti gli sviluppatori sanno che devono partire da un branch di develop. Qualsiasi feature nuova che fai partire, lo fai partire da qua. Io questo non ce l'ho perché tipicamente, intanto perché non siamo in decine di persone che lavorano sullo stesso progetto, secondo perché cerco di avere il branch di release più aggiornato possibile. Il branch di release è stabile per la mia definizione di branch di release, quindi tutti questi bei puntini qua verdi sono, cioè tutti, l'ultimo quando viene fatto un push su un branch di release, questo è utilizzabile per far partire una feature ed essere sicuri di partire da qualcosa di decente, che funziona già di suo, che non ho bisogno di mettere a posto le cose di qualcun altro. Questo cozza di solito con alcuni sviluppi applicativi. Per cui devi partire da develop perché il branch di release è molto lento. Io invece che lavoro su progetti in cui ci sono, lavoro tipicamente con bootloader o con kernel Linux, partire da andare a mergiare le diverse feature e tirarle dentro in questa maniera non è di solito una cosa che paga molto. Però ho visto gente che lavora, il branch develop è il branch di default per molte aziende. Ok, mi pare che non ci siano altre domande, a meno che... ecco, Igor ha una domanda e la sta scrivendo. Attendiamo qualche secondo, di vedere qual è la domanda. Situazione. Igor scrive, ho un branch develop e faccio il merge in master, quindi inserisco le modifiche in produzione. Se in futuro avessi bisogno di fare altre modifiche e facessi un checkout in develop, mi ritroverei con i file di tempo fa. Nel mentre ho fatto commit anche in master. Di solito però devi fare questa cosa qua. Il develop si tira dentro tutte le cose, cioè alcuni addirittura alcuni sviluppi non vanno in release ma vanno prima in develop perché le feature non vanno in release ma prima devono passare in develop perché passano un altro stadio. Però quella cosa lì di solito non ce l'hai. Non so se Sì. Sì, volete, poi al limite possiamo anche aprire i microfoni, per me non è che infatti, forse aspetta che apro giusto il serve microfono discutere su qualcosa. io. Sì, vediamo un attimo. Dov'è Igor? Non lo trovo. Giusto per capire, sblocca Igor. Ok, vai Igor, se vuoi attivare il microfono, così capiamo un po' meglio qual è la domanda. Nel frattempo, no, non ti sentiamo. Forse Devi fare clic sull'icona che hai sotto dove c'è il microfono e abilitare il microfono. Sì, dovresti averne una sotto in basso. Appunto, sei entrato. dall'audio e poi riagganciarti. Infatti. Prova a fare clic sull'audio. Nel frattempo c'era Stefano Morandi che chiede. Io voglio vedere live un git bisect. Sì.
magari anche tutto bello automatizzato con i test, in modo che faccia tutto da solo, che buildi, che faccia i test di integrazione, che mi dica se qual è quello giusto, insomma. Beh, sì, onestamente mi pare ovvio. Peccato che lavoro anche con l'hardware, quindi devo anche far partire, dovrei avere tutto il sistema di automazione. Però bello, piacerebbe anche a me vederlo. Vai, Igor, premi subito. Igor, l'abbiamo perso. No, ecco, Igor, adesso dovresti avere il microfono attivo. Prova a parlare. Adesso sì. Ecco, Igor, vai pure. Allora, Spiega magari un po' meglio quello che hai scritto. no, io molto semplicemente stavo lavorando su un progetto, avevo una feature da implementare e ho fatto il branch su develop in modo da mantenere il master pulito. Sì, hai fatto questa cosa qua. Scusa, non vedo il puntato. Ah, sì, esatto. Questa Cioè, cosa nel qua. senso, solo che nel mio caso ho semplicemente i due branch, master e develop. Allora ho sviluppato in master, ho fatto il branch develop, ho fatto checkout, ho fatto le modifiche e poi ho mergiato in master. Ho continuato a lavorare in master, o comunque ho fatto altri branch che poi ho mergiato comunque, che so di hotfix, eccetera. E poi ho avuto di nuovo la necessità di lavorare sul branch di develop. Quindi da master ho di nuovo fatto un checkout in develop. Però in develop i file erano quelli di prima, non mi ha Tu portato ovviamente alle modifiche. sei andato e hai fatto questa cosa qua, cioè tu eri qua, hai, vabbè, avevi il developer, aveva qualcosa, hai fatto un feature branch, ma intanto hai fatto questa cosa qua, quindi ti manca questo. Non Tipicamente, vedo il tuo puntatore del mouse, scusa. no, Non no, vedo il mio è sbagliato, scusate. puntatore. Ecco. Scusami, tu sei partito dal master qua, hai fatto un feature branch qua. Però poi sei dovuto tornare indietro e hai fatto questa cosa qua. No? No, cioè nel senso io ho fatto il feature branch, ho sviluppato la feature e poi ho fatto il merge. Nel master. Quindi sei Nel arrivato master. qua. Quindi sei arrivato praticamente qua. Poi Esatto. da qua hai dovuto. Hai dovuto? Lavorare su un altro branch, ad Sì. esempio, che non era feature branch, era un altro. Ho fatto i commit e ho rifatto il merge Sul master. di questo branch sul master. Poi da master ho di nuovo avuto la necessità di tornare in develop, quindi ho rifatto checkout develop. Però in develop ho ritrovato i file che avevo prima di tutti Certo, questi fai commit. merge, devi tirarti dentro, devi fare questo. Qua sono i release branch, quindi c'è questa cosa qua, no? Per cui tu fai finta che questo qua non ci sia. Devi tirarti dentro, devi andare in develop e fare il merge col master per tirarlo avanti. Che è un casino della Madonna. Ah, ho capito, quindi faccio il contrario. Ok. Devi andare in develop e devi tirarti dentro Fare il le merge di master in develop e poi sviluppare le modifiche da lì in poi. Ah, sì. quello che io Dicevo. non ho questi branch che corrono in avanti di continuo. Per me, branch di release prendono e muoiono. Finiscono lì. Release pubblicata, questo branch qua non esiste più. Tutto quello che c'è attaccato va ribasato, va preso, dov'è? Qua, va preso e appiccicato al nuovo master, se no te lo rifiuto. Ok. Questo merge qua, questo casino qua di tira su, tira giù, da dentro, no. Ti prendono questi tre commit qua, tu te li prendi, ti tiri fuori, ti appiccichi, quelli appiccichi qua e t'arrangi a risolverti i conflitti. Io faccio il merge poi liscio. In Ok, ho capito. realtà di solito devo, Grazie. sì, di solito molte volte tocca anche a te a farti il rebase, però è quello che serve, è il modo giusto secondo me di procedere. Però Ok, posso aprirti? guardare la storia di questa cosa qua a me prende sempre male. Immagino. Posso approfittare che sono unmutato per fare un'altra domandina al volo? Sì, i feature, il branch, tutti cancellati, Stefano, tutti, tutti. Rimarrà uno solo, rimarrà uno solo. Solo il branch, ma tutti, se no è un casino. Sì, Igor, puoi fare la domanda se è veloce, più che altro perché ce ne sono altre dopo, quindi. Ah, sì, boh, se vuoi fare quelle per me è uno, No, ok. vai pure, vai pure.
Molto semplicemente, noi abbiamo un sistema interno all'azienda per gestire le attività, tra cui anche le richieste di aggiornamento, diciamo, feature, aggiunta di implementazione di nuove feature, eccetera, che ha praticamente a ogni attività associa un ID, ovviamente. Ecco, io ho un collega a lavoro, che tra l'altro ci sta ascoltando adesso anche in questo talk, che ha iniziato giustamente a, viene richiesta una modifica sul programma, fa il commit facendo riferimento a quell'attività sul programma. In modo da... esatto. Secondo te ha più senso, nel senso, perché io ho pensato, ok, il commit va bene se è una piccola modifica, se è un'implementazione più importante diventa difficile gestirla in un commit, è meglio fare un branch e sviluppare tutte le modifiche. Di solito tu hai giusto per capire chi è. Il sistema di gestione dei task, diciamo, è completamente sganciato dal sistema di gestione dei repository. Esatto. Se avessi qualcosa di integrato come GitLab o cose di questo tipo, non ti porresti il problema. Perché viene naturale fare questo tipo di operazioni. Sì, no, la mia domanda era se secondo te aveva più senso creare sempre i branch, che so, un branch e faccio la modifica anche se è un solo commit, o in base alle necessità, se è una cosa veloce faccio un commit con il riferimento, se invece è una cosa più complessa faccio il branch. Allora, di solito dipende sempre da come sei strutturato. Se è una struttura grossa ti tocca fare i branch, eccetera, perché devi fare una merge o pull request a qualcuno che deve revisionare il tuo lavoro, che deve decidere se va bene, che te lo rimbalza e cose di questo tipo. Okay. Se sei da solo, probabilmente, ed è una cosa semplice, in questo commit che hai fatto, no, questi qua sono soltanto merge, lo puoi integrare direttamente qua, ci metti riferimento, questo chiude, okay. Cancelletto 32. Okay? E io faccio di solito un'altra cosa, nel senso, creo sempre i branch perché non c'è altro modo per dire inizia il lavoro. Okay. Invece di fare il merge, che per me è sempre un three-way merge, nel senso il fast forward non li utilizzo mai perché perdi dei pezzi di storia, insomma, però è un po' complicato da, sono tante cose da mettere insieme nel primo pezzo in una serata introduttiva, e fai il carry pick e lì ci metti il reference. Cioè, tu lo sviluppi comunque in un feature branch, solo che se hai un commit solo come questo, invece di fare il three-way merge, fai il carry pick e nel messaggio di commit ci scrivi questo fa riferimento a 42. Ok. Bene, adesso grazie. È una domanda che a Trent, a Club Cormano, fa un po' a tutti, ma diciamo che io la farei a te. A parte gli scherzi, chiede, Git Bisect lo usate? Io volevo provarlo qualche tempo fa con LaTeX, ma poi ho risolto il problema di compilazione. Sì, io l'ho usato. Dipende molto dal... anche qua, scusate se viene sempre fuori dipende, però non è... la mia esperienza dipende molto da com'è il progetto e da quanto riesci. Di Git Bisect, se vuoi, è completamente automatizzato. Per chi non lo conoscesse, è un comando che serve per... automatizzare la ricerca dei bug, insomma, nel senso che se io questo funzionava, il mio tag 01 qua funzionava e mi ritrovo qua giù che ho qualcosa che prima funzionava, adesso non funziona più. Chi ha introdotto il problema, posso andare indietro un passettino alla volta finché non trovo il commit che mi ha creato il problema, oppure, come tutti i buoni informatici, sanno che il metodo migliore è la ricerca dicotomica, quindi divido ogni volta a metà la storia. Quindi dico da qua a qua andava, qua, da qua a qua, questo non funzionava, questo funzionava, trovo la metà e provo questo. Non funziona questo, vuol dire che l'errore è nella metà precedente e quindi vado a tagliare, a bisezionare tutto. Cose. Si usa quanto sia, se non altro ti dà un modo di procedere, cioè di andare a metà alla volta senza dover andare così a rane. E se il commit sono fatti bene, e se un progetto anche relativamente semplice, oppure un qualcosa di puramente software e hai
addirittura automatici di test, allora veramente vuol dire lanciare git bisect e andare a prendere il caffè e aspettare che lui tac 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 compili, tagli, provi finché non trovi quello che va bene. Poi c'è Stefano Morandi, perché sinceramente mi sono perso un attimo prima, non so se hai già risposto a questa domanda. I branch hot features li chiudi? Vedo progetti con 100 branch mollati lì, non so se hai già risposto. Su questo sì, cancello tutti, anche perché sennò GitLab mi fa un papirozzo così di branch che non finisce più. In realtà si può aggiungere una cosettina in più, prima l'ho detto tra una cosa e l'altra, insomma. E io non faccio mai fast forward, ma faccio sempre three-way merge come questi, insomma, e proprio perché in questo commit, anzi possiamo anche andare, vediamo se riesco ad andare indietro, scusate, questo commit qua, dentro c'è scritto questo fa il merge di questo fa il merge del branch ISS 53 tra C4 e C5, e quindi io questo lo posso anche cancellare, perché tanto il nome del branch c'è già qua dentro, perché molti dicono io lo devo tenere il branch di hot feature eccetera, perché mi serve un reference, mi serve questo puntatore qua per dire questo commit deriva da quello, okay. Però se io ce l'ho già qua dentro e utilizzo un qualcosina un po' più sveglietto tipo GitLab o comunque un sistema che gestisca il progetto, ho delle entità come le merge request o le pull request di GitHub che già hanno quel puntatore lì e che sono molto più utili di un puntatore on branch, perché dentro hanno la storia, hanno lo status, hanno i commenti, sì adesso questa cosa qua funziona, o lo mando avanti lo stesso perché non ho voglia di testare. Senza microfono. Sergio, sei senza microfono. Ecco, grazie, scusami, la seconda volta che mi succede. Allora, niente, dicevo, mi sembra che non ci siano altre domande, a meno che non ce ne siano, diciamo, ci siano domande dell'ultimo minuto. Abbiamo sforato di 7 minuti, ben 7 minuti, siamo stati bravi, appunto, bravo Andrea. Niente, direi che se non ci sono altre domande, io ringrazio Andrea per la sua presentazione, è stata molto apprezzata, devo dire anche dal pubblico, perché non so se se vuoi. No, più che altro direi che è stata molto apprezzata la presentazione, perché ho visto che per diciamo quasi tutta la durata c'erano 30 persone fisse, insomma. Quindi, sì, di solito questa qua la faccio face to face, e quindi ho qualcuno che mi alza la manina e fa guarda che non ho capito niente, un po' più interattivo, ovviamente qua non si può fare. Le slide si pubblichiamo da qualche parte. E poi appunto ricordo... Le immagini dove sono riuscito ho preso anche la licenza dell'immagine, ho cercato immagini aperte, eccetera. Non tutte sono libere, al limite vediamo se devo cancellarne qualcuna. Ok, beh, dopo eventualmente quello che non sono gestibili. Comunque verranno pubblicate appunto le slide e verrà pubblicato, pur ripeto, come era già stato scritto comunque nella chat, ma lo ripeto, il video della presentazione verrà pubblicato nei prossimi giorni nel nostro canale YouTube. Prima di salutarvi, vi ricordo che il mercoledì 29 luglio ci sarà l'ultimo incontro della stagione, prima delle ferie, diciamo, per chi non le ha fatte, intitolato Setup di una rete Wi-Fi casalinga Small Office. Più che una presentazione, sarà un incontro, diciamo, comunitario, sarà una chiacchierata, insomma, ecco, molto molto interessante. Il tutto è partito da una discussione in mailing list, direi che è il modo giusto anche per completare questo ciclo di Open Talk che il Pioneer Lug ha appunto organizzato.
Niente, vi ringrazio, ringrazio ancora Andrea e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.